Ha dispensato sorrisi, abbracci e baci ai suoi nuovi parrocchiani. Domenica di festa alla chiesa della Madonna di Fatima ad Agrigento per l'arrivo del nuovo parroco, Monsignor Angelo Brancato, Don Angelo per tutti. Alla cerimonia di insediamento presenti tante empedoclini che hanno idealmente accompagnato Don Angelo nella nuova sede. Lui a Porto Empedocle ha svolto la sua azione pastorale per quasi 30 anni, lasciando un ottimo ricordo e un pezzo di cuore. Immaginate 39 anni di arciprete, 10 anni di cappellano, immagina che cosa significhi per me lasciare una splendida e meravigliosa comunità che ho trovato e ho aiutato a crescere, a fare un cammino di comunione, un cammino di corresponsabilità. Dicevo al vescovo che non ho fatto dei collaboratori lì a Porto Empedocle, ma dei corresponsabili, una chiesa ministeriale. Ho avuto tanta collaborazione in questo senso, e la cosa bella, ecco, che mi diceva Monsignor Bonmarito, hai scritto una pagina storica. Dico, abbiamo scritto. Per Don Angelo un ritorno ad Agrigento e nella parrocchia di famiglia, visto che per tanti anni la sua ha abitato nel quartiere. Sì, io praticamente prima, quando ho iniziato il mio ministero alla Madonna delle Grazie con padre Falzone, sono stato 5 anni, abitavo in via Serri, poi sono venuto ad abitare proprio qui vicino in via Venezia, una casa affittata. Siamo stati quasi 3 anni, mio fratello è cresciuto in questa comunità allora con il carissimo padre Muratore, attuale vescovo di Nicosia. Un messaggio ai nuovi parrocchiani? Vivere in comunione, non mi stanco di ripeterlo, dove c'è la comunione c'è la presenza del Signore, è chiaro. La comunione con tutti i gruppi, la comunione con tutta la comunità, la comunione anche fuori dal Tempio, con i lontani, con i non praticanti. In questo cammino della nuova evangelizzazione, in questo nuovo anno, l'anno della fede che il Santo Padre inizierà a ottobre, voglio lanciare me stesso, nonostante qualche anno sulle spalle in più, me stesso e questa nuova comunità con tutti i gruppi che vi si trovano in questa avventura così bella dell'annunzio. A ringraziarlo per la missione pastorale nella difficile realtà di Porto Empedocle e ad augurargli un grosso in bocca al lupo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro. Per Don Franco è superfluo soffermarsi sull'uomo e sul sacerdote Don Angelo. La presenza di una folta delegazione di parrocchiane provenienti da Porto Empedocle, ha detto, è la testimonianza di come abbia operato e opererà nel rispetto del Vangelo.